Ha illuminato le opere di Bill Viola e di Iago a Roma, di Chagall a Milano e i capolavori di Monet nella grande mostra al Palazzo Ducale di Genova. Francesco Murano è tra i più richiesti progettisti italiani di illuminazione al servizio dell'arte, autore delle luci delle più importanti mostre in Italia. Ora ha illuminato anche Disney, l'arte di raccontare storie senza tempo, a Palazzo Barberini a Roma fino al 25 settembre 2022. Per illuminare una mostra bene bisogna conoscere l'oggetto della mostra, e quindi l'artista a cui la mostra è dedicata o il periodo storico a cui la mostra è dedicata. Questo comporta una serie di differenze, per esempio una mostra di un artista classico, di un grande, di un Caravaggio, per esempio, prevede o perlomeno suggerisce un'illuminazione raccolta, un'illuminazione calda. Un'illuminazione di un artista o di un maestro moderno, Andy Warhol piuttosto che Pollock, invece, anche perché molte volte, specie con soggetti che sono astratti, quindi che non sono figurativi, allora si può fare un'illuminazione più ampia e si preferisce anche una temperatura di colore più fredda. E quindi questo per i contemporanei e per i moderni, quindi diciamo del dopoguerra, si può fare, mentre illuminare con luce fredda un Caravaggio piuttosto che un Michelangelo mi pare difficile. Spesso, dice, nelle mostre ci sono errori come ombre delle cornici, riflessi su fondi neri, pareti, didascalie che non si leggono. Un'esposizione invece deve essere un ambiente piacevole e armonico, ma a volte anche i grandi musei non hanno le apparecchiature adatte. Amo molto utilizzare i sagomatori, che sono degli apparecchi speciali che chiudono la luce e la perimetrano sull'opera, e questo non sempre sono a disposizione del museo. Quindi poi bisogna conoscere ovviamente la temperatura di colore, quindi qual è la tonalità del bianco che l'apparecchio produce, poi l'indice di resa cromatica, che sarebbe come il colore della luce, la luce può influenzare il colore reale della materia, e quindi questo indice di resa cromatica deve essere sempre al massimo, quindi maggiore di 90 in una gamma che va da 0 a 100. Murano ha illuminato mostre di artisti contemporanei, ma la maggior parte delle volte di artisti non più in vita. Nessuno sa esattamente come quell'artista voglia o vorrebbe che fosse o avesse voluto che fosse illuminato l'opera, e quindi noi comunque illuminandola la interpretiamo. In questo senso mettiamo in contatto il visitatore con l'artista, quindi siamo dei medium tra diversi soggetti, e questi soggetti vanno in relazione. Infatti il motivo vero per cui si va alle mostre è quello di entrare in relazione con l'autore, non tanto con l'opera, che può essere ammirata anche in un ottimo catalogo.